Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che ci chiama a seguirlo e ad amarlo sopra ogni cosa, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Coraggio. Dio si accorge del dolore. Dio vede, Dio ascolta. Bartimeo è ancora cieco. Ma la sola speranza cambia ogni prospettiva, a lui e a noi. Alzati, riprendi in mano la tua vita, la tua dignità. Dio ti salva, ma se accetti di fare la tua parte. Ti chiama continuamente, ti chiama a diventare discepolo, a far parte del suo regno. Questa è la tua missione. Il tuo compito, il tuo obiettivo. Coraggio, alzati, ti chiama. Invochiamo insieme lo Spirito di Dio perché apra la nostra mente alla comprensione della parola di Dio e ci introduca nell'intimità della preghiera. Signore Dio, tu sei
sei umiltà, tu sei sapienza. Tu sei bellezza, tu sei bellezza, tu sei la pace, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia, tu sei speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza. Sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede e speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza. Sei la eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, onnipotente, Creatore, o Salvatore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Insieme. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Ho detto, nella mia sicurezza, mai potrò vacillare. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Hai mutato il mio lamento in danza. Mi hai tolto l'abito di sacco. Mi hai rivestito di gioia. Perché ti canti il mio cuore senza tacere. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Cose ha fatto il Signore per noi.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che Gesù, il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Nella preghiera di queste sere sono diversi i volti che avete incontrato. Nella preghiera avete incontrato il volto del giovane ricco, di Zaccheo, della donna adultera. E incontrando questi volti abbiamo riscoperto storie di bellezza, storie di rinascita, storie di salvezza. Allo stesso modo questa sera vogliamo metterci accanto alla figura di Bartimeo, come abbiamo ascoltato dalla parola che ci è stata consegnata, e vogliamo compiere con lui un pezzo di strada per cercare di imparare qualcosina da questo uomo. E in questo chiaramente ci viene in aiuto l'Evangelista Marco, che in qualche modo ci dice che per seguire il Signore
dobbiamo innanzitutto prendere coscienza della nostra cecità. Dobbiamo gridare a Lui, come abbiamo ascoltato nella parola, per essere salvati. E dobbiamo avvicinarci a Lui, lasciarci toccare dalla Sua presenza. Questo per deciderci realmente di seguire il Signore. Allora insieme adesso proviamo a scoprire questa figura e a capire chi è Bartimeo. Anzitutto Bartimeo è l'uomo che incontra Gesù ai bordi della strada e oso pensare ai bordi della sua esistenza. La sua vita in fondo è fatta di oscurità, abbiamo ascoltato, non vede. E non vedere ai tempi di Gesù era un gran problema e teneva l'uomo ai margini della storia. Non vede. La sua vita è fatta di oscurità, è fatta di solitudine. Ma è proprio in questo luogo, è proprio in quella situazione che Bartimeo incontra il Signore. Non vede arrivare il Signore, ma sente il suo nome. Sente quella presenza intuita in qualche modo. E questo fa scaturire in lui il desiderio di incontrare il Signore. Bartimeo non sa fino in fondo chi è il Signore, però troverà il coraggio di porre quella domanda che esprime tutto il suo desiderio di salvezza. Rabbuni, maestro, che io veda di nuovo, dice Bartimeo. Questo incontro oggi allora ci consegna una prima verità profonda. E qual è questa verità? Non c'è luogo o cammino che possano assicurarci un incontro autentico con il Signore. Quante volte crediamo e pensiamo di poter cercare a tutti i costi la situazione perfetta per incontrare il Signore. Basti pensare al giovane ricco che abbiamo incontrato nella parola di qualche giorno fa. Era quasi perfetto, eppure è tornato a casa con il volto triste. Il Signore invece lo incontriamo quando realmente sappiamo ascoltare la Sua parola, quando realmente sappiamo accogliere il Suo invito e desideriamo veramente questo incontro speciale con Lui, anche nei bordi più oscuri della nostra esistenza. Un po' come Bartimeo, che si trovava al margine della strada, si trovava in una situazione, come abbiamo già detto, oscura. Incontriamo il Signore quindi nella situazione magari che meno abbiamo programmato e meno ci aspettiamo nella nostra esistenza, però desideriamo sempre e costantemente questo incontro con Lui. Bartimeo è l'uomo che non si vergogna di gridare la sua povertà. Abbiamo ascoltato nel Vangelo, ad un certo punto Bartimeo si mette lì ad urlare perché ha sentito in qualche modo questa presenza del Signore accanto a lui. E quella folla che in un primo momento diventa un grande ostacolo per Bartimeo. Anzi, quasi si vergogna di quel mendicante che è lì ad urlare. Forse quella folla non si accorge che quello è il momento autentico della preghiera di Bartimeo. Quel grido è una vera ed autentica preghiera che Bartimeo lancia al Signore. Una preghiera che nasce dal cuore, è una supplica, è un riconoscimento, come abbiamo detto, della propria povertà, è un'attesa. Quel grido di Bartimeo è un'attesa profonda che nasce
dal suo cuore, quell'attesa appunto di risorgere, di ritrovare e di rinascere a vita nuova. Allora davanti al Signore questa sera potremmo porci insieme questo interrogativo. Quante volte, Signore, davanti alla Tua presenza riesco a vivere questa preghiera? Riesco a vivere una preghiera che non mi faccia vergognare delle mie fragilità, delle mie povertà, e mi aiuta ad urlare, a gridare, perché il Tuo amore possa invadere la mia vita. Bartimeo è l'uomo che ha il coraggio di andare da Gesù. Abbiamo visto un Bartimeo lì, fermo, ai margini della strada. Un Bartimeo che urla, però vediamo un Bartimeo che compie questo gesto brillante, bello, di liberarsi di ogni cosa, di liberarsi di tutto quello che ha, potremmo dire. Il mantello, solo quello possedeva Bartimeo, eppure in quel momento si libera anche di quello. Balza in piedi e ha il coraggio di farsi spazio e di compiere quel tratto di strada che per lui resta ancora in qualche modo incognito, resta ancora ignoto. Abbiamo detto, Bartimeo ancora non vede, eppure cerca di raggiungere in qualche modo il Signore. Bartimeo non vede, però ha capito che vale la pena sfidare ogni paura, ogni titubanza, sfidare ogni timore pur di raggiungere il Signore. Ecco allora un altro passo che Bartimeo ci aiuta a compiere questa sera. Dobbiamo andare incontro al Signore, incontro a Gesù, così come siamo, mettendo da parte ogni sterile ragionamento che possiamo compiere, ogni sterile ragionamento che può ingabbiarci. Dobbiamo correre da Lui, liberandoci da ogni schema, per dire: eccomi, Signore, sono qui così come sono. Sono qui pronto a lasciarmi abitare dalla Tua presenza. Dobbiamo correre, cari amici, incontro al Signore, ancora ciechi come Bartimeo, ma desiderosi di vedere, desiderosi di vedere chiaro. E in ultimo, Bartimeo è l'uomo che sa porre a Gesù la giusta domanda, non si risparmia e chiede quell'unica cosa che forse si portava nel cuore da tanto tempo. Rabbuni, che io veda di nuovo. Bartimeo si riconosce bisognoso di tornare alla luce. E questo è un tassello importante per seguire il Signore, per capire il senso vero del cammino che ciascuno di noi ogni giorno compie nella sua vita. Allora possiamo chiederci: sappiamo desiderare questa luce nel nostro quotidiano, nelle nostre relazioni, nella nostra famiglia, nel nostro luogo di lavoro? Cerchiamo costantemente questa luce? Abbiamo il coraggio ogni giorno di chiedere al Signore: Signore, che io veda di nuovo. Signore, che ci sia solo la luce nel mio quotidiano. Sappiamo lasciarci trasformare radicalmente da Lui, fino in fondo, fino al luogo più intimo della nostra esistenza. Allora, lasciamoci plasmare dall'esempio di quest'uomo. Apriamo il nostro cuore alla voce del Signore che ci chiama. Alzati, coraggio, diceva la folla, ti sta chiamando, ti chiama. Lasciamoci allora plasmare dal Signore, dalla sua voce, e decidiamo di seguirlo
fino in fondo. Dice la pagina che abbiamo ascoltato, si mise a seguirlo lungo la via, quella via che porterà il Signore fino a Gerusalemme, fino alla croce. Bartimeo sceglie di seguire il Signore fino alla croce. Allora nutriamo questo desiderio profondo di seguire il Signore fino alla croce. Che il cammino di Bartimeo sia il nostro cammino. Allora, come abbiamo cantato nel Salmo, potremo anche noi dire: hai mutato il mio lamento in danze, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia, perché ti canti il mio cuore senza tacere. Mi piace pensare che Bartimeo non ha smesso di cantare e di urlare al Signore quando ha riacquistato la vista, ma ha continuato a camminare e a cantare con Lui. Signore, guida il nostro cuore, guarisci il nostro cuore e i nostri occhi, perché possiamo davvero vedere. Trasforma il nostro sguardo, perché possa capire non solo quali sono i bisogni più veri della nostra vita, ma giunga a riconoscere nella relazione con te il vero tesoro della nostra esistenza. Donaci, Signore, una vista sapiente, perché ci aiuti a discernere la strada che ci inviti a percorrere, con te e per te. Amen.
In piedi. Carissimi, con gli occhi riaperti dalla parola di Gesù, chiediamo nella preghiera di continuare a seguirlo lungo la sua via con fedeltà e coerenza. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, Signore, il nostro grido. Ascolta, Signore, il nostro grido. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà della Chiesa e aiutala ad accompagnare l'invocazione di ogni uomo e donna che cerca in te la speranza della salvezza. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, il nostro grido. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di chi tenta di coprire la voce di quanti cercano condizioni migliori di vita e attendono la solidarietà di altri uomini, e dona a tutti di trovare in te la vera saggezza. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, il nostro grido. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di quanti cercano la fede e sono disorientati per la controtestimonianza di noi credenti, che abbiamo paura di mostrarci tali e chiudiamo alla speranza. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, il nostro grido. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà della nostra comunità, riunita per celebrare la piena e definitiva vittoria su ogni forma di male e ingiustizia, e donaci la grazia di seguire te anche verso la passione, per giungere con te alla risurrezione. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, il nostro grido. Ascolta, Padre, il nostro grido e manda lo Spirito Santo per condurci all'incontro con il Signore nostro Gesù Cristo. Ed ora preghiamo insieme come Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
la tua fede ti ha salvato. Signore, Bartimeo è sanato e salvato, guarito nella vista e nella vita. Era immobile ai margini della strada, ora può camminare celermente. Ci vede subito e l'incontro con te diventa una rivelazione improvvisa, ma è solo il primo passo. Continua a chiederci: cosa vuoi che faccia per te? Magari prima di ogni altra cosa ti chiederemo di poter vedere chiaramente, di individuare la tua presenza nella nostra quotidianità, di guarire dalle nostre cecità e diventare finalmente discepoli. Signore Gesù, amore del Padre per l'umanità. Signore Gesù, servo del Padre. Signore Gesù, servo per amore. Signore Gesù, servo dei poveri. Signore Gesù, servo degli ultimi. Signore Gesù, servo di chi non ha voce. Signore Gesù, servo dell'umanità ferita. Signore Gesù, servo dei peccatori. Signore Gesù, servo di chi non ha speranza. Signore Gesù, servo di chi ha fame
e sete di giustizia. Signore Gesù, servo di una nuova umanità, ci disponiamo a ricevere la benedizione eucaristica. Chi può si metta in ginocchio. Sacramento che Dio ha.
Preghiamo. Padre buono e misericordioso, ci hai donato il tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore, e lo Spirito Santo Santificatore. Fa che la nostra vita, unita a quella di Cristo, possa essere sacramento del tuo amore, che desidera la salvezza e la santità di ogni tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.